Voi non avete, no, non ce l'avete un'idea del verso che ho tirato sul gol di Danilo? Ho urlato veramente tanto. Ho urlato veramente tanto. Tanto, tanto, tanto. Lo vedrete poi nella live reaction. Ho urlato tantissimo. Abbiamo tirato fuori dal cilindro un jolly, eh? Mi hanno tirato fuori dal cilindro un jolly, ne siamo consapevoli. Siamo consapevoli di questa cosa. Perché stasera sapevate il mio pensiero. Stasera era davvero decisivo al 100%. Il pari lascia tutto aperto. Non mette niente in discussione. Vi chiedo davvero di lasciar stare lo scudetto. Non parlatemi più di scudetto. Concentriamoci sul quarto posto. Perché stasera abbiamo capito che non sarà così facile arrivare in Champions. Abbiamo capito che non sarà così facile arrivare in Champions. Un mi piace, vi chiedo di lasciare un mi piace di supporto a questo video, di scaricare OneFootball, il link per l'applicazione, il download gratuito è qui sotto in descrizione. Fatelo perché sono curioso di sentire che cosa verrà detto in conferenza stampa dai protagonisti, dai due allenatori, da tutti i giocatori. Mamma mia, mamma mia. Allora, io stasera ho visto una buona Juve. Parto da questo presupposto. A me la Juve stasera è piaciuta. Ho visto davvero una buona Juve questa sera. E per un sacco di tempo ho pensato, cacchio, vinciamo noi. Perché per l'approccio che abbiamo avuto alla partita, per la voglia con cui abbiamo iniziato la partita, primo tempo partiti alla grande. Poi dal 20esimo, 25esimo in poi completamente morti, spompati, ha giocato tutta l'Atalanta. De Ligt immenso ci ha tenuto in vita. Poi reo di quell'errore in uscita a centrocampo su Malinowski. E su quel fallo, sempre su Malinowski, che boh, secondo me prende la palla piena, poi ginocchio contro ginocchio ci va, addirittura ammonito, non mi sembrava chissà che cosa. Beh, vabbè, adesso non stiamo qua a parlare di episodi perché ce ne sarebbero un milione, dal giallo che doveva essere dato probabilmente a Szczęsny, non rosso per quanto mi riguarda, perché c'erano due giocatori della Juventus a coprire la porta, a quel giallo arancio su Atebur, ce ne sono veramente tanti. Di episodi arbitrali lasciamo fuori, ma in una partita di questo tipo in cui ci si picchia dall'inizio alla fine è normale che poi ci siano tanti interventi del direttore, tanti ammoniti, tanti gialli, tanti gialli. È una partita a rischio rossi, è normale. È normale perché questa sera è stata veramente una partita a viso aperto da parte Juve e Atalanta. Entrambe la volevano vincere, entrambe per larghi tratti la volevano vincere e il pareggio è stato forse il risultato. Non so dirvi se è più giusto, ma forse più bugiardo per l'atteggiamento che hanno avuto tutte e due le squadre. Perché l'Atalanta è stata brava, l'Atalanta, ragazzi, ha raggiunto una maturità importante a rimanere nelle partite. Una volta questa Atalanta andava ai 2000 all'ora, sempre dritto, poi al massimo lo prendeva di ripartenza. Invece questa Atalanta è diventata una squadra compatta che sa rimanere dentro le partite. Perché l'esperienza di giocare tante partite a questi livelli poi alla fine si traduce in queste cose qui. Noi invece, ragazzi, io ve lo dico tranquillamente, io ho rammarico per questa partita. Per me prevale il rammarico per questa partita, nonostante il gol all'ultimo secondo, all'ultimo respiro. E questa cosa è un fiù grande come una casa, eh? Intendiamoci, intendiamoci, è un fiù grande come una casa. Ma io del rammarico ce l'ho e ce l'avrò sempre. Ce l'avrò sempre, perché abbiamo iniziato questa partita e abbiamo continuato con il secondo tempo in una maniera che mi è piaciuta un sacco. Poi tanta imprecisione da davanti. C'è stato un momento in quella ripartenza di Dybala, Morata, Vlahovic. Signori miei, se non tiriamo in porta, se vogliamo fare i gol belli, vogliamo essere bellissimi, bisogna essere concreti più che bellissimi, in questo momento. Concreti, concreti. Perché abbiamo fatto una gran partita questa sera. Andare a casa con 0 punti mi sarebbe stato sulle palle. Perché preferisco il risultato alla bellezza. E quindi, se dobbiamo fare il gol più bello del mondo, preferisco un gol brutto che entra piuttosto che un gol bello, costruito, fantastico, che poi non viene concretizzato. Un po' più di solidità. Bisogna essere più pragmatici, più solidi. Perché d'ora in avanti tutti i passi falsi che fai non ti regala più niente nessuno, non ti torna più indietro niente. Madonna. Mi sembrava di vivere un incubo, eh? 1-0 Malinowski? Ancora? Nei minuti finali? Ancora? Ci fa sempre gol questo, signori. Si era fatto un gol questo qua che. Porca vacca, che gol che ha fatto! Porca vacca, che gol che ha fatto! Incredibile! E come cacchio calcia Malinowski? Solo il signore lo sa.
Mi riprenderò, ma sono ancora adrenalinico. Sono ancora adrenalinico. Noi veramente dovevamo... Dio santo. Ma con... io voglio vedere un attimo anche i dati. Voglio vedere un po' i dati. Perché... 21 tiri per Atalanta, 15 per la Juve, 3 tiri in porta per Atalanta, 6 per la Juve. Ma io di occasioni da gol me ne ricordo uno squanterno. Loro stroncate da De Ligt, nostre, un paio di parate di Sportiello, un paio di tiri, quello di Dybala nel primo tempo. Madonna, ce l'ho ancora qui, ce l'ho ancora qui, non mi va giù, non ci dormo stanotte di quella roba lì. Non ci dormo stanotte di quella roba lì. Perché bisogna far gol lì, Paolo. Bisogna far gol lì, Paolo. Poi non so, magari sono io lo scemo, eh? Magari sono io lo scemo del villaggio, ma io sono rammaricato al termine di questi 90 minuti. Perché un conto è, sai, pareggi come hai pareggiato con l'Inter e col Milan a San Siro, col Napoli allo Stadium, in cui rinunci completamente alla parte offensiva della partita o come la Supercoppa con l'Inter, appunto, in cui ti preoccupi della fase di non possesso, tanti dettagli sulla fase di non possesso e non dedica attenzione allo sviluppo dell'azione o nelle conclusioni. Ma cavolo, qui è stata una partita che la Juventus è scesa in campo per vincere, giocando a viso aperto, giocando nell'uno contro uno. Una partita di cattiveria, di grinta. Una partita che però se non butti dentro la palla... Il calcio, il campo è crudele, eh? Se non butti dentro la palla poi è crudele, quindi noi dobbiamo migliorare su queste cose qui, perché stasera secondo me c'è stato tanto, stasera secondo me c'è stato tanto nella partita della Juve e sono soddisfatto, non so perché non ci sia Zaccaria, non abbia giocato Zaccaria né dall'inizio né subentranto, mi viene da dire magari ha avuto qualche problema fisico, però noi abbiamo ancora queste imprecisioni sia sotto porta negli ultimi passaggi ma anche in costruzione, anche stasera McKennie ha sbagliato tanti passaggi. Noi dobbiamo migliorare in queste piccole cose qui. Noi abbiamo queste cose qui che vanno migliorate. Perché del resto, Dio santo, le ultime tre partite della Juve. Il Verona, primo tempo col Sassuolo, no perché abbiamo giocato veramente male, ma il secondo tempo col Sassuolo e l'intera partita di oggi, queste due partite a mezzo delle ultime tre partite, non è la stessa Juve che vedevamo prima del mercato invernale. È un'altra squadra, con un'altra consapevolezza, un'altra mente, un'altra libertà psicologica. È una squadra che ci crede, è una squadra che sa che può fare bene, è una squadra che, porca vacca, questa sera poteva addirittura vincerla sta partita e ci si è ritrovati a dover esultare al 90esimo per un gol che non ci ha tagliato le gambe in una sconfitta che poteva dire fine, fine anche alla rincorsa Champions. Complimenti all'Atalanta, ma complimenti anche alla Juventus. Stasera secondo me è stata una gran bella partita. Io vado a letto con un po' di nervoso perché per come è stata giocata questa partita pensare di aver risultato per non averla persa un pochino mi dà fastidio. Fatemi sapere se siete d'accordo con me oppure no. Tra l'altro Allegri cambi super offensivi oggi, togliere Bonucci per Cuadrado e togliere McKennie per Ken, veramente. Poi ha buttato nella mischia anche Ake, che ha fatto un paio di dribbling, ha provato un paio di volte uno contro uno, ha messo anche un cross, quindi anche un giocatore che ha provato a entrare nella partita, un giocatore giovane, ha la prima esperienza in Serie A. Una partita strana, una partita veramente strana, ma meno male che De Ligt giocava con noi e poi purtroppo entra nell'azione del gol dell'Atalanta, ma tanta roba. Dai ragazzi, io sono contento alla fine della fiera di sta partita. Per come è andata, poi il rammarico rimane.